Intanto ecco la Napoli invece di Domenico Scarlatti e delle sue meravigliose sonate. Sonate in un solo movimento, però quanta fantasia, quanti cambiamenti all'interno di spesso anche pochi minuti Scarlatti riusciva a raccontare grazie a questa scrittura intelligentissima, acutissima, accesa in certi momenti, funambolica in altri, con questo sfruttamento totale della tastiera, con incroci delle mani, salti molto arditi, e invece momenti più intimi, più legati invece a una cantabilità molto profonda. Ancora ci si interroga sulla grande fantasia e su come questa persona sia riuscito, questo personaggio, a costruire un mondo così variegato nelle sue spesso piccole sonate, che si possono interpretare un po' in vari modi. Ad esempio Maurizio Baglini, pianista pisano di grandissimo talento, che tra l'altro stasera sarà proprio all'Aquila per una lezione concerto su Mussorgsky al Teatro Comunale Antonellini. Ad esempio Baglini in un disco lo ha reinterpretato in maniera molto danzante, accentuando proprio il carattere di movimento, proprio di danza, che spesso Scarlatti ha nelle sue sonate, come accade in questa K443. Domenico Scarlatti, la sonata K443 in re maggiore, Maurizio Baglini, in tempo di danza, appunto questo modo molto elegante di vestirla attraverso un tocco molto raffinato, e poi puntualizza molto sulle basse, come fossero quasi una sorta di ritmo, che deve essere appunto sempre all'interno di una sonata, come è in questo caso.